Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro, oggi sono in trasferta ad Adria e sono in compagnia di Clorindo Manzato. Clorindo praticamente è l'artefice, il curatore inteso di tutto il materiale culturale di Adria, nel caso del teatro, dico bene Clorindo, che sarà esposto nella mostra che tra pochissimo, dal 13 di marzo fino al 26-27 di giugno, verrà esposto a Rovigo a Palazzo Roncale, una mostra sui teatri del Polesine. Tra i teatri chiaramente non può mancare Adria. Ciao Clorindo. Ciao Gwendalina, ciao, grazie di questa presentazione, è troppo gentile. Ma no, è doverosa perché io vedo tanto materiale qua, tante belle cose che saranno esposte, come mi dicevi tu prima fuori onda, a questa esposizione. Che cosa porta Adria come chicche, Clorindo? Allora, Adria ha colto subito, diciamo così, l'occasione di questa iniziativa promossa dalla Fondazione Cariparo per essere presente con un teatro che a livello, diciamo così, nazionale è uno dei primi. Sicuramente è un teatro giovane, nel senso che l'età di inaugurazione del 1935 lo pone come un teatro particolare che non ha un riferimento storico sulla sua costruzione, ma proprio perché è nato nei primi anni del 1935 è importantissimo. Perché? Diciamola tutta. Abbiamo un grande architetto che si chiama Gian Battista Scarpari che ha progettato questo teatro. Ma si può dire tanto su Gian Battista Scarpari come personalità cittadina. Una cosa importante che io ho evidenziato più di qualche volta è questa, che Gian Battista Scarpari era allievo di un grande diciamo così, architetto presso il Politecnico di Milano che si chiama Camillo Boito. Ora uno dice, Camillo Boito, chi è Camillo Boito? Infatti, chi Camillo ascolta? Boito è il fratello di un altro grande musicista che si chiama Arrigo Boito. Già mi dice qualcosa di ecco, più. Arrigo Boito è stato, diciamo così, il compositore che ha inaugurato il teatro di Adria con la sua opera che si chiama Il Mefistofele, diretta da Tullio Serafine nel 1935. Quindi la domanda nasce spontanea, ma come mai i due Boito, Camillo Boito, che tra l'altro è quello che ha costruito, che ha progettato la casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano, dove sappiamo che c'è Giuseppe Verdi dentro, diciamo così, quando si entra c'è la sua tomba, e, con la moglie, i figli, tutti quanti. Perché i due Boito sono presenti? E che importanza aveva Camillo Boito su Gian Battista Scarpari? È un'influenza, diciamo così, da scuola, quindi vale a dire come docente di architettura gli ha praticamente insegnato, gli ha dato quelle direttive della nuova stile architettonico che andava in voga nei primi anni del Novecento. Lui era, mi sembra, nel 1905 era a Milano. Quando io ho chiamato il Politecnico di Milano, loro mi hanno detto che esisteva questa nicchia, diciamo così, di architetti che stavano dando proprio le linee della nuova architettura italiana. Quindi la chicca dove sta? La chicca sta che Gian Battista Scarpari è un esempio di una scuola che si stava formando e che era questa nuova scuola, diciamo, di architettura. E Gian Battista l'ha poi, come scrisse anche Cibotto in un libro, l'ha trasformata, l'ha adeguata a quello che è il sentire, diciamo così, locale, che è quello adriese. Il Teatro di Adria è questa unione di più, diciamo così, di più sensibilità, ed è un grande teatro. E poi la storia del teatro in sé, vale a dire con le iniziative culturali, musicali. Diciamo che il teatro è nato come teatro lirico, comunque è costruito come un grande teatro lirico. Non è paragonabile agli altri teatri di Polesine, in quanto sono piccoli teatrini, mentre questo qui è un teatro da grande ente lirico. E quindi andrebbe valorizzato diciamo così, sostenuto per questo tipo di iniziative. Chi è avvezzo, diciamo così, andare a sentire opere in giro, andare all'Arena di Verona, oppure andare al Filarmonico di Verona, andare in Fenice, andare alla Scala di Milano, andare a Bologna, si rende conto della grandezza del teatro. È Adria, è un teatro da quel tipo,
di, diciamo così, di iniziative. Certo. Un teatro che ha molta storia, di cui tu sei curatore di pillole di storia sulla pagina Facebook del teatro, e sì, ne parliamo tra poco dopo la pausa musicale. Rieccomi di nuovo qui ad Adria in compagnia di Clorindo Manzato, artefice, insomma proponitore, chiamiamo, diciamo pure così, di quello che è tutto il materiale culturale del teatro di Adria, perché insomma Manzato è un dipendente del comune di Adria, e che sarà proposto, sarà esposto nell'esposizione, nella mostra che partirà il 13 di marzo a Palazzo Roncale a Rovigo. Abbiamo parlato un po' di due chicche, Clorindo, parliamo adesso delle pillole di storia collegate a questa mostra, diciamo così, pillole di storia che sono veramente fantastiche, che stai pubblicando praticamente sulla pagina Facebook del comune, alla sezione teatro, dico bene, che curi tu personalmente. Sì, diciamo anche qui che la pagina Facebook l'aveva iniziata il nostro assessore Andrea Micheletti, quindi mi ha dato la possibilità di scrivere, e io sono un progetto che è nato come amministrazione, che è il progetto di cui la delibera di giunta 189 dell'11/11/2020 di potenziamento di questa storia del teatro, in quanto essendo chiuso e non avendo la possibilità di fare la stagione per tutto quello che ne consegue, il problema del Covid, ci siamo concentrati sulla storia, quindi rinfrescare per chi non avesse perso un po' la storia della propria città con queste pillole. Ora, le pillole hanno un significato, hanno proprio questo di essere visibili su queste piattaforme nuove, piattaforme di comunicazione che sono i social, per poi essere oggetto anche di confronto, nel senso se qualcuno a casa ha notizie più fresche o ha fotografie o ha altre cose da implementare, io ho sempre lasciato i miei riferimenti, diciamo, del comune per poter poi lavorarci su. Nelle pillole abbiamo trattato all'inizio un po' della storia architettonica del teatro, quindi riprendiamo con quello che era stato discusso, certo, precedente, e poi abbiamo sviluppato la storia dell'organo che c'è in teatro, che è un organo che viene da Trieste, che comunque è un organo storico e va valutato anche quello. Abbiamo parlato di Nello Santi, ecco, ho frammentato un po' la storia su Nello Santi, che è un concittadino che è stato un grande direttore d'orchestra che abitava a Zurigo, però è di origine adriese e che quindi quando veniva con gli amici veniva qua in zona di Adria per, certo, brindare, per stare assieme. E le pillole vanno avanti, ci sono tanti adriesi che hanno bisogno, io dico hanno bisogno proprio di essere ricordati per la loro arte, e quindi usiamo finché possiamo questi strumenti per poter dare, amplificare e poi ricordare alle giovani leve, perché poi i social li usano anche, diciamo così, i ragazzi giovani, certo, che Adria non è un paesino, diciamo così, solo del Polesine, ma è stato centro della cultura nazionale, vorrei dire internazionale, perché poi ricordiamo anche quando ho scritto su una pillola che il papà della Rosita Lusardi, che era la moglie di Mecenati, che poi quello che faceva parte del comitato sul teatro, alla fine il papà era il più grande al mondo agente e impresario lirico, quindi era l'impresario di Caruso, di Liano Pertile, di tanti altri. Ecco, le fonti io le ho citate, poi ho messo i link di tutti quanti i punti dove ci sono le fonti che parlano di Giuseppe Lusardi. Quindi abbiamo ringiovanito la storia con delle cose nuove che mi fa piacere averle trovate, ed è questo il mio lavoro che sto facendo adesso fino a che non abbiamo la stagione nuova. Certo, tempi Covid permettendo. No. Ci dai un'anteprima di quella che sarà la prossima pillola, Clorindo? Io vorrei completare la storia di Nello Santi. Allora, Nello Santi è stato forse, insieme a Arturo Toscanini, uno dei direttori d'orchestra più, come si può dire, registrato. Quindi ci sono molte sue performance, diciamo, sia in CD, anche su YouTube, se uno digita Nello Santi trova il mondo.
Cosa che manca su Nello Santi? Manca la parte, diciamo così, locale, dire cosa ha fatto Nello Santi nella sua città. Ad Adria. Ad Adria. E quindi la cronistoria, che naturalmente non è curata solo da me, ma è sempre sul supporto di Leopoldo Mosca, che è uno storico che mi dà una mano per quanto riguarda le date. Sì, è un lavoro sempre di gruppo, comunque. È un lavoro sinergico in ogni caso, ecco. E su questo abbiamo ricostruito quello che è stata la sua attività, proprio giovanile, fatta ad Adria. E quindi adesso abbiamo fatto la terza su sei, adesso faremo la quarta, la quinta, fino ad arrivare alla sesta. Quindi ne abbiamo tre pronte su Nello Santi a completamento della sua storia. Caspita, io ritornerò quando sarà completata tutta la storia, sarà pubblicata, per fare, non dico sintesi, perché si fa fatica quando c'è tanta cultura e c'è tanto materiale, no, di una vita praticamente di Nello Santi, che è un grande maestro, è stato un grande maestro, che so che Adria darà sicuramente la giusta attenzione anche per ricordarlo. E quindi, Clorindo, se dici, ti ritornerò a trovarti e ne riparleremo. Sì, ecco, sicuramente ricordiamo, ecco, che Nello Santi è deceduto il 6 febbraio del 2020, per cui la sua dipartita è abbastanza recente, però va ricordato anche lui, che è un adriese che si è reso grande Adria nel mondo. Certo, grazie Clorindo, una buona giornata a te e ai nostri amici di Radio Diva. Grazie a tutti e arrivederci.